breve storia di Fico, ho capito. Fico sono questi ragazzi qua che vangano, è molto fico. Sì e no, nel senso sì, è molto fico perché sono gli studenti della facoltà di agraria che hanno una porticina, attraversano la strada e vengono a vangare. E qui siamo nel CAB. E qui siamo nel CAB. Sì. E questo è importante perché uno studente senza vanga non è uno studente, certo, in realtà. Però non è ancora fico perché fico in realtà è un'idea. No, non è un'idea, ormai è un progetto che si realizzerà, è il Parco Agroalimentare Italiano, questo poi è il vero nome. Fico starebbe per Fabbrica Italiana Contadina ed è il nostro partner, quello che la gestirà, che gestirà poi il parco, che è Oscar Farinetti, il patron di Italy, ha inventato per far capire cosa ci sarà dentro la struttura che abbiamo visto, tanto grande, 80.000 metri quadrati, dove ci sono gli operatori, i grossisti, quelli che vendono, anche i produttori che vendono ortofrutta in crisi. Li spostiamo di un centinaio di metri, pochissimo in realtà, e saranno poi i primi fornitori del parco agroalimentare, il vero chilometro zero, sono 150 metri. Ecco però, fammi capire, allora, Fico, Fabbrica Italiana Contadina, lo slogan secondo me chiarissimo è dal forcone alla forchetta, cioè dalla terra alla tavola. Ma cosa ci sarà qui? Voglio dire, qui si coltiverà la terra, si trasformeranno i prodotti, si racconteranno i prodotti, si commercializzeranno i prodotti? C'è un po' tutto questo, questa filiera agroalimentare dove in Italia ci sono tante eccellenze, tanti prodotti tipici, prodotti buoni in realtà che vengono dalla terra, però nessuno capisce, nessuno sa, nessuno ha visto come si svolge questa filiera, dal forcone alla forchetta, dal campo alla tavola. Allora ci sarà un campo di grano, prendiamo la filiera della pasta, ne facciamo una, ma poi si moltiplica per tutta la parte animale, quella vegetale, un campo di grano, con la pasta si fa col grano duro, ci sarà una varietà di grano duro, 500 metri quadrati, una dimostrazione, e poi un'area di visita, lo potrai vedere, e poi ci sarà il mulino, perché dal grano si fa la farina, e poi ci sarà il pastificio, dalla farina si fa la pasta, e poi, e questo entra, diremmo così, il format Italy, chiamiamolo così, quello di vendita, ci sarà un negozio che venderà tutti i tipi di pasta eccellenti, straordinari, che il nostro paese offre, e poi potrai mangiare la pasta, ci sarà un ristorante, dove mangerai in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, questo immaginiamoli, questo percorso visivo che tocchi, vedrai le pesche, ma non la cassetta di pesche come siamo abituati al supermercato, vedrai proprio l'albero dove potremo andare a raccogliere, a potare. E questo moltiplicandolo per N filiere sarà un grande parco agroalimentare, 8 ettari, la parte agricola sarà circa un ottavo, circa un ettaro, che verrà gestito come un'azienda agricola. Quindi dopo il grano ci sarà una rotazione, come anche immaginiamo che dentro ci siano delle rotazioni di aziende, di imprese agroalimentari che abbiano delle caratteristiche, diciamo, di eccellenza, perché l'agroalimentare italiano è eccellente e produce anche reddito per gli agricoltori, per l'industria, per la distribuzione e anche per il paese, perché è una quota molto rilevante dell'export. Ecco, questa vetrina mondiale, non esiste un altro esempio, dovrebbe avere la funzione non soltanto di educazione, di intrattenimento, ma anche poi di immagine del nostro paese nel mondo. A quanta gente darà lavoro tutto questo, posso chiamarlo, maccherone in senso metaforico? Beh, intanto manterremo l'occupazione che c'è già, perché nel CAB o nel nuovo CAB ci sono gli operatori ortofrutticoli, i grossisti, circa 2.000 persone, che pian pianino in crisi le avremo perse. Poi dentro il parco agroalimentare abbiamo previsto circa 1.600 posti, fra cui anche quelli degli agronomi. Infatti questi ragazzi si stanno preparando, ma ci sarà il cuoco, l'aiuto cuoco, ci sarà il negoziante, ci sarà il trasformatore e poi l'indotto, che è abbastanza importante perché la stima è arrivare nel tempo a circa 6 milioni di visitatori, gran parte dal mondo, quindi turisti, non per caso, dovranno venire a vedere apposta. Per vedere come si coltiva un prodotto, come lo si trasforma, alla fine è come si mangia. Ecco, 6 milioni di turisti, pensiamo quindi a tutto l'indotto che si può creare in rapporto, direi, di simbiosi con la città di Bologna. Bologna è cibo, ha già un suo brand, la Dotta, la Grassa, ecco, forse
dovrebbe dimagrire un po'. Sì, esatto, grassa. Però la biologica chiama. No, la biologica non è bella neanche questa. Ma insomma, troveremo un modo di definire Bologna. Ma non dobbiamo inventare, cioè FICO o il parco agroalimentare non poteva che nascere qui, in una città che nasce sul cibo, e al di là di questa immagine o di questa parola, lo spaghetto alla bolognese, come si dice, non è questo, sono 900 anni di storia che legano l'università, lo studium, con la campagna ricca che nutriva gli studenti che poi andavano in giro per il mondo. Quindi noi siamo lì, anzi siamo qui. Sì, però per realizzare questo fondo agricolo ci è voluto un fondo immobiliare. Cosa c'entra? Questa è un'operazione molto interessante. Abbiamo voluto rendere tutto trasparente e, essendo un'impresa pubblica, una società partecipata dal comune, abbiamo pensato di fare in modo che il bene pubblico fosse valorizzato, altrimenti avremmo dovuto chiuderlo. Allora abbiamo costituito un fondo immobiliare destinato a investitori qualificati, cioè privati che credono in questo progetto, che investono i loro soldi e che si aspettano un ritorno, naturalmente, un ritorno economico, come qualsiasi impresa. Però il comune, che non ne ha, e neanche CAB, mette il suo capitale. Qual è? Proprio la struttura, quella che abbiamo visto, 80.000 metri quadrati, ma non la regala nessuno, la cede per 40 anni per fare un progetto. E nel frattempo sposta gli operatori e crea un nuovo mercato, bello, più piccolo, sostenibile, anche rinnovabile, perché c'è tutto il fotovoltaico, e che sarà peraltro il primo fornitore di materia prima. E allora, fatto 100 il capitale del fondo, il 55%, quindi la maggioranza, è il valore del patrimonio che viene messo lì, ma c'è già in realtà. Il resto sono 40 milioni che abbiamo raccolto grazie anche al nome di Oscar Farinetti, che sarà il gestore, perché poi ci vuole Italy. Qualcuno che abbia manico, come si può dire, che certo, sia in grado anche la Zappa ha il manico, anche il mestolo ha il manico, ci vuole anche, sempre il manico. Anche l'impresa deve avere un manico bravo, che abbia un brand, come si dice, e Italy è conosciuto nel mondo. Infatti, al di là di FICO, di parco agroalimentare, come piace a me, si chiamerà Italy World Bologna, perché è proprio a Bologna. E allora, Bologna. E che rapporto ha invece con Milano, dove ci sarà l'Expo 2015? Un rapporto importante di sinergia totale, perché speriamo che Expo sia un grande successo, e perché è una scommessa per il nostro paese. Ci porterà i riflettori sul cibo, ma anche molti visitatori, speriamo. Ecco, incominciamo a informarli che quando si chiude Expo, in staffetta ideale, si apre Italy World Bologna, FICO, Parco Agroalimentare, in modo che sia una partenza forte. Qual è il vantaggio di questa partecipazione, appunto, pubblico-privata? Che in realtà il pubblico non ha da mettere se non una struttura altrimenti vuota, ma se l'operazione funziona, cioè se ci sarà un ritorno, e ci sarà un ritorno anche per il comune, e saranno molti euro, noi pensiamo. E quindi è un bel sistema per valorizzare uno spazio pubblico che altrimenti sarebbe costato e che rimane assolutamente in proprietà del pubblico. Quindi talvolta il pubblico privato può funzionare, e noi naturalmente ci auguriamo che sia così anche per il parco. Finisce qui questa storia breve di FICO e comincia la storia vera e propria di FICO. A livello linguistico, quindi, è tutto vero, è tutto possibile. FICO, albero da frutta delle moracee, giusto, ma anche aggettivo qualificativo che vuol dire piacente, vincente, FICO, ma soprattutto FICO, fabbrica italiana contadina.